Per la prima volta il Comune di Salerno non discute prima della fine dell'anno il bilancio previsionale per i 12 mesi successivi, a differenza di altre realtà municipali italiane. A denunciarlo in Consiglio Comunale, l'ultimo del 2013, l'assessore al bilancio Buonaiuto, che ha rappresentato la grave situazione vissuta dagli enti locali, che non hanno certezze sui fondi a disposizione per programmare l'attività. Buonaiuto ha anche fornito però rassicurazioni sull'equilibrio di bilancio per il 2013, dopo gli appunti dei revisori dei conti delle opposizioni. In questo contesto sono state eliminate, almeno nelle intenzioni, le entrate preventivate per la vendita dalla centrale del latte dei diritti edificatori e al tempo stesso delle uscite collegate alle somme stimate. Un emendamento della maggioranza, prima annunciato, però non è stato di fatto presentato in Consiglio Comunale. L'assestamento finanziario dell'ente relativo al 2013 quindi è stato approvato così com'era, seppur con l'impegno da parte dell'amministrazione a non utilizzare le entrate stimate. La decisione della maggioranza non ha ovviamente trovato d'accordo le opposizioni di centrodestra, che non hanno votato il bilancio. Un'altra cosa che terrei a sottolineare è quella relativa invece alla possibilità che ha dato il governo sempre quest'anno di presentare i bilanci di previsione a novembre della fine dell'anno in corso. È una forte anomalia, perché ovviamente, come dice la parola, il bilancio è di previsione, quindi la previsione della possibilità di mettere in campo le azioni amministrative già dal primo giorno dell'anno successivo. Viceversa, non potendolo approvare, si lavora in dodicesimi, per cui attività che possono essere fatte, svolte, parlo ad esempio della manutenzione stradale o quella relativamente a verde pubblico, non può essere adempita in pieno, proprio perché mancano le risorse finanziarie, in quanto si lavora in dodicesimi, cioè fatta la somma 100 dell'intervento, se ne possono prendere mese per mese un dodicesimo per volta. Gli equilibri di bilancio sono salvaguardati? Certamente, il problema era relativamente a quello fatto emergere dai revisori dei conti, era quello di indicare come entrate certe e spese certe, quello che noi abbiamo recepito, e quindi di fatto queste ipotetiche entrate non sono state utilizzate come uscite e né tantomeno verranno iscritte come residui passivi o attivi nel prossimo bilancio, a meno che non entrano. In effetti, per dirla in parole povere, se dovessimo avere la possibilità di entrare straordinarie, potremmo a quel punto mettere in campo uscite straordinarie. All'ordine del giorno anche la cessione della rete della metropolitana di Salerno alle Ferrovie nell'ambito del contratto che poi ha consentito l'avvio del servizio. Ferrovie che si occuperanno anche della manutenzione, una cessione già varata nei mesi scorsi dalla giunta municipale. Al centro della discussione anche tematiche urbanistiche, ad iniziare dalla delocalizzazione della palestra Senatore per consentire i lavori di riqualificazione dello stadio Vestuti da parte dei privati che, questa è la novità emersa, dovranno realizzare anche una seconda struttura sportiva. Contemporaneamente però in commissione abbiamo dato, e quindi viene riportata anche nella delibera, viene dato mandato all'ufficio urbanistica di andare a individuare un'area più piccola per costruire una palestra sportiva non competitiva, cioè per quanto riguarda la palestra Senatore aveva bisogno di spazi abbastanza grandi per realizzare una palestra per attività competitive. Invece noi andiamo a realizzare nei quartieri occidentale, voglio dire Carmine, Campo Sportivo, Gelso, andremo a individuare un'area per costruire una palestra più piccola, però che sia a servizio dei ragazzi dei quartieri.